Amici, amiche carissimi, buonasera, buonasera, buonanotte, ben ritrovati a voi tutti. Stasera ci avventuriamo con Lisa, Giovannino e la loro famiglia in una straordinaria avventura, o perlomeno vediamo un po' che cosa succede in questa storia che ha per titolo La Parata. Giovannino e Lisa stanno giocando nel giardinetto sul retro di casa. All'improvviso sentono della musica e una voce rimbomba da un altoparlante. Tutti questi suoni provengono dal paese. Anche la mamma li ha sentiti. E in lontananza si vede una parata tutta colorata. «È il circo! Sì!» gridano i bambini eccitati. Per strada passa lentamente il carrozzone del circo. Dall'altoparlante risuona una musica gioiosa. Il direttore del circo, con un buffo vestito rosso, guida il camion e parla attraverso il microfono. «Venite, gente! Venite a vedere! Venite a vedere! Uno spettacolo divertente con i super clown, gli acrobati, i maghi, i cani che ballano e molto altro!» Uno dei clown dei capelli verdi e un naso finto cammina dietro al camion. Sull'occhiello della giacca ha un grande fiore, mentre in mano tiene un foglio. Quando il clown si avvicina a Lisa e Giovanni, Giovannino, gli porge il foglio sul quale è indicato dove e quando si terrà lo spettacolo. «Volete venire a vedere il nostro spettacolo?» chiede simpaticamente il clown. I bambini annuiscono entusiasti. Quando il clown vede la mamma, le chiede «Signora, vuole sentire il profumo del mio fiore?» La mamma si china per sentire il profumo, ma dal fiore esce un getto d'acqua che le bagna il viso. «Ma! Bah!» protesta la mamma mentre si asciuga. I bambini e il clown scoppiano a ridere. «Ci vedremo nella tenda del circo!» ride il clown. «Domani possiamo andare al circo?» la pregano i bambini. «Sì, va bene, andiamo!» dice la mamma. «Penso che sarà molto divertente, ma se mi si avvicina di nuovo quel clown, giuro che scapperò a gambe levate!» Amici, miei piccoli amici, vi piacciono i clown? Sono quei buffi personaggi con quel bel naso a patata rosso e i capelli di colori sgargianti e con quelle scarpe enormi e fanno tante cose buffe e anche degli scherzetti a sorpresa. Beh, qualche volta dovreste anche voi provare a giocare ai pagliacci, ai clown, per far sorridere un po' i nonni e anche le persone sole. Vi sembra una bella idea questa? Parlatene un po' ai vostri genitori e fate quest'opera buona. Sarà un'esperienza davvero bella, ve lo posso assicurare. Ci volete provare? Beh, sono certo che andrà benissimo. E allora ringraziamo Dio che ci ha creati capaci di divertirci e di far divertire i nostri amici e chiediamogli anche in questa occasione la sua benedizione. A voi tutti, buonanotte.